Oggi parleremo di un'altra disciplina che entra nel vasto argomento di parapsicologia e parleremo di remote viewing. Remote viewing, cioè la visione a distanza. Sul mio sito potete trovare anche molte informazioni su questa disciplina, però adesso voglio comunque raccontarvi un pochettino, tanto per attirare la vostra attenzione. Per le persone che vogliono sviluppare le proprie capacità extrasensoriali, secondo me questa disciplina è molto importante perché sviluppa tutti i sensi non fisici. Però nella mia scuola di parapsicologia, che conoscete già, io insegno soltanto una piccola parte di questo tema, solo per sviluppare infatti i propri sensi, però da parte do il corso di 3 giorni, cioè 3 giornate piene, in quale noi esploreremo tutto il possibile della remote viewing. Però parleremo della remote viewing coordinativa e un pochettino della remote viewing associativa. Vi racconterò un pochettino che cos'è e di che cosa si tratta. È uscito il mio libro, che è il manuale di remote viewing. Il libro ho stampato un po' qualche copia per me, soltanto per le persone che fanno da me i corsi, però il libro è uscito nel formato ebook, cioè in formato elettronico, perciò lo potete comprare e scaricare da diversi siti che trovate su internet, da diverse librerie online. Di che cosa si tratta? Che cos'è questa visione a distanza? È un spionaggio psichico, è una cosa che incuriosisce tante persone e questo tema è nato negli anni 70-80, nel periodo della guerra fredda tra la Russia e l'America. I russi, come me, sono un pochettino furbi. E allora a livello di governo una volta hanno deciso che è bello per spiare al nemico usare qualche sensitivi o i medium per poter infatti leggere i pensieri da lontano, vedere tutto ciò che non si vede con occhi fisici. E allora i russi hanno cominciato di attirare nel programma diverse persone con delle capacità e studiarle per capire come funziona la chiaroveggenza soprattutto. Americani, ovviamente sono tanto furbi quanto russi, l'hanno rubato un po' questa idea dal governo russo, sovietico ancora a quei tempi, e a questo punto hanno formato un laboratorio molto segreto dove hanno cominciato in modo tutto loro a studiare di nuovo i sensitivi, i medium, sciamani, ipnologi, o ipnologhi, come si dice, non lo so, per poter capire come è possibile avere influenza sulla mente delle altre persone, ma soprattutto come è possibile attraverso un pensiero dell'altra persona di accedere a diverse informazioni. E poi anche hanno fatto in questo laboratorio dove lavoravano tantissime persone scientifiche, perché capite che era impossibile in quei tempi, ma anche adesso un po' ci sono tante persone scettiche che vogliono sapere assolutamente come funziona per mettere in pratica tutte queste visioni, queste capacità sensitive, chiaroveggenti, e per poter infatti lavorare a livello scientifico, per poter spiegare al governo che le paga ovviamente su che cosa stanno lavorando e avere dei fatti ben precisi. Allora hanno formato questo laboratorio e tutti i sensitivi che lavoravano erano militari, perché non potevano prendere nessuno da fuori perché c'erano troppe segreti attorno. Allora a questo punto sappiamo come sono fatti i militari, che sono un po' teste quadrate, con la mentalità bella dritta,
hanno fatto un lavaggio di cervello in qualche modo a questi militari per farli almeno accettare l'argomento dell'intuito. Questo meno male lo conosciamo tutti quanti, tutti ce l'hanno intuito. E allora è andata abbastanza bene, però non potevano spiegare che magari li possono aiutare gli spiriti, perché è una cosa incomprensibile, perché tanti militari non sono neanche persone religiose. Allora hanno dato questo tipo di spiegazione intuitiva, poi l'hanno messo un foglio, sono tante fogli, che lo chiamano il protocollo. Il protocollo è un documento che verifica il lavoro di un vigente. Se noi stiamo parlando di remote viewing, vuol dire vigente è un viewer, vidente, diciamo. E allora quando il viewer fa il suo lavoro, deve seguire strettamente questo protocollo che nel remote viewing classico, che si chiama remote viewing coordinativo, ovviamente ci sono sei fasi di elaborazione di questo processo, dove il viewer guarda, quando entra nel suo stato alterato, guarda fase dopo fase e risponde alle domande seguenti: che cosa deve vedere, che deve annusare, usare olfatto, usare il gusto, usare udito, chiaro udito ovviamente, per poter dare più informazioni possibili sul bersaglio. Io ho spiegato molto bene in questo libro come funziona il remote viewing coordinativo, dove ho scritto tutte e sei fasi del protocollo, perché questo protocollo dopo va archiviato e viene considerato come vero e proprio documento rivisto con il timbro dai supervisori, eccetera. Nella scuola di parapsicologia noi usiamo una parte dove soltanto impariamo a vedere, sentire, percepire, gustare, per poter sviluppare i nostri sensi per il lavoro di parapsicologo che facciamo. Per parlare di remote viewing associativo, questa è una cosa molto curiosa che io do questo nel corso completo, è come vincere le scommesse, che si può vedere in qualche giorno avanti nel futuro. E questo metodo usano tantissimo i viewer professionisti in America, e addirittura esiste la professione il viewer, dove loro guardano non so se la borsa va su o va giù, chi vince, quale squadra vince, eccetera. Ovviamente non si può vincere in lotto, lo so cosa state pensando, però sono troppi numeri, noi lì dobbiamo avere la scelta tra due possibilità. Però con 85% di precisione, che è molto molto buono, si può infatti prevedere in qualche modo il futuro. E questi viewer in America guadagnano addirittura per una previsione senza dare una certezza al 100%, per una previsione prendono per esempio $1000, ma sono di grande qualificazione, sono veramente viewer che lavorano in questo ambito da tantissimo tempo. Ma io comunque nel corso spiego anche come funziona questo tipo di previsione, questo tipo di leggere il futuro. Tutte le informazioni, tra l'altro, quando sarà questo corso, potete trovare sempre sul mio sito nel calendario dei corsi e eventi, e lì potete vedere le date e leggere il programma. Cosa posso dire riguardo a questo metodo? Ci sono alcuni miei studenti che sono molto affezionati a lavorare in questa modalità, perché le aiutano a cercare le persone. Non è che dobbiamo spiare le basi militari in Israele o Iraq o da qualche parte, no, non ci serve per questo, ma per qualche cosa, come per esempio anche trovare un oggetto che aiuta moltissimo. Io a volte, quando lavoravo con le persone scomparse, utilizzavo questo metodo per vedere cosa si trova attorno alla persona, in che ambito si trova,
se è per esempio un bosco, io posso percepire tutti i profumi, i colori del bosco, posso sentire la terra, comunque è una cosa molto potente, non è magari moltissimo utilizzata nella vita quotidiana, però per certi tipi di lavori extrasensoriali può andare più che bene. Allora, se vi siete interessati a che cos'è Remote Viewing, potete leggere qualcosa sul mio sito. Lì non è scritto niente del mio libro, soltanto informazione generale. O altrimenti acquistare il libro del manuale del Remote Viewing per avere almeno qualche idea. Ma ovviamente qua bisogna praticare. Senza pratica, soltanto leggendo i libri, ragazzi, non vi aiuta. Mi dispiace, ma tante persone mi scrivono e ho letto tantissimi libri, ma adesso cosa faccio con queste mie conoscenze? Pratica, 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 niente da fare. Anche le persone che sono nate con diverse capacità, ovviamente hanno bisogno ancora di sviluppare e svilupparli, perché un conto se abbiamo il talento, però questo talento viene rafforzato. Come per esempio uno che è nato con il talento della musica, per esempio suonare pianoforte, ma comunque si esercita tutti i giorni. Alcune persone mi chiedono se ci vuole qualche preparazione per praticare remote viewing, se la persona deve essere già sensitiva o deve essere già un medium. No. Io ho cominciato a fare questa pratica con un insegnante americano, dove infatti io ero proprio principiante e anche le mie capacità di essere channel, di lavorare con la medianità, non mi ha aiutato affatto, perché in questo metodo non si tratta di nessun tipo di energia, perciò lì ero come un principiante. Allora a questo punto state tranquilli, anche quelli che cominciano da zero, assolutamente, che non hanno mai fatto niente nella loro vita, questo metodo li aiuterà infatti a riconoscere se stessi, capire in che modo funzionate, sviluppare maggiormente tutti i sensi non fisici che poi vi serviranno se volete diventare buoni sensitivi o i medium. Ecco, io con questo oggi ho finito. Per qualsiasi informazione potete anche chiamarmi, io vi aspetto ai miei corsi, Remote Viewing, che sarà fra poco, a novembre, credo, a novembre 2015 infatti, e poi successivamente le darò anche le altre, così per soddisfare un po' la vostra curiosità e farli diventare gli spi psichici. A presto!